Per presentare i prossimi ospiti io mi servirò di questa clip, di questa divertente clip che andiamo subito a vedere. Non scherziamo, no? Lo conosco. No, è giusto per avvertirti, so che te sa. So, ma che te se ricordi, no? Sì. Eccolo, che dopo non mi tocchi ogni volta mandarti là la... No, per carità, eccolo. Te sa, sì. Mi te dare i soldi, però dopo... Va bene. Bon, no? Sì. Basta, siete me assicuri questo, sì, non c'è problemi. Tranquillo, va bene? Ti ringrazio. Bon. Va bene? D'accordo. Bon, ti servi altro? No, a posto. Bon. Grazie. Bon, va bene. Ciao mamma. Ciao amore, ciao. Questo era l'usuraio del Club Cinematografico Triestino, club che festeggia i 60 anni. Io sono in compagnia di Federico Manna e Uli Zuppin. Allora, innanzitutto, complimenti per questi 60 anni. Grazie. Che cos'è il Club Cinematografico Triestino? Ma il Club Cinematografico Triestino è una piccola grande realtà nel panorama delle associazioni a Trieste, direi. È un club che nacque nel lontano 1952 e per questo il 2012 è un anno così importante. E nacque per iniziativa di un piccolo gruppo di appassionati della cinepresa e poi nel corso del tempo si è andato espandendo ed oggi conta un numero considerevole di soci e di membri. Sono tutti video amatori non professionisti. È un sodalizio che è ovviamente senza scopo di lucro e vive di quote di associazioni e di qualche contributo da parte del comune, regione, provincia o qualche ente che ci vuole sostenere. Manna, come li celebrate questi 60 anni? Beh, con una bella torta a coronamento di questo compleanno importante, 60 anni appunto, contenti di mostrare ai triestini una realtà che di solito è sempre sconosciuta ai non addetti ai lavori, una realtà importante che magari per chi ha voglia di avvicinarsi a noi può venire al Palazzo Costanzi, dove celebriamo con una mostra retrospettiva tutto quello che è stata la nostra attività nell'arco di questi ultimi 60 anni. Come nasce la passione? Come si diventa videomaker? Ma io penso che ci sia un percorso comune a tutti i videomaker, perché uno a un certo punto si trova quasi per caso una telecamera in mano e comincia a giocarci e si comincia a fare i classici filmini per le vacanze, quelli che si mostrano a parenti e amici, ma poi si fanno dei passi avanti quando qualcuno, non tutti forse, però qualcuno si rende conto che è un'attività estremamente interessante, molto creativa e dà una grande soddisfazione. E allora questa è una motivazione, diciamo, una ragione che porta a fare dei passi avanti, a cercare di migliorarsi e allora si migliora anche il prodotto. E a questo punto nasce l'esigenza di mostrare il proprio lavoro non più alla cerchia ristretta della propria famiglia, ma a un pubblico anche più vasto. E allora ci si avvicina, ci si può avvicinare a questo club che offre la possibilità di mettersi in contatto con persone che hanno la stessa passione, condividono lo stesso interesse. Andiamo a vedere ancora una clip davvero divertente, vediamola subito. Tira una clampa, tira una clampa, se la giornata te sfida, te stanca, e tira una clampa, se no te gagni anche un bono in banca, e tira una clampa, se te sega brustolato la panza, tira una clampa. Non schizza! Ed allora, abbiamo visto questo video divertentissimo, cosa ci vuole per diventare videomaker? Passione e se uno ha voglia andare in rete perché trova il nostro sito www.clubcinematograficotriestino.it dove troverà delle prime risposte a tante sue domande. Benissimo, buon compleanno al Club Cinematografico Triestino, noi andiamo avanti e riprendiamo i collegamenti, il primo è quello naturalmente con il meteo, Arturo Puccillo.